abbiamo finito questo viaggio, 611 chilometri, quasi tutti a piedi, incrociando dati archeologici, storici, rilevazioni satellitari. Incrociato tutto questo è trasferito su un GPS che ci ha consentito di camminare su questo filo rosso che era disegnato sulla nostra mappa già prima di partire. E abbiamo avuto la sensazione, se non quasi la certezza, che a memoria d'uomo non si ricorda questo attraversamento integrale della via, che è variegatissima, perché hai la parte monumentale, hai la parte completamente coperta da campagna o uso capita da privati, hai la parte inselvatichita, hai la parte che è diventata città, hai la parte che diventa zona industriale. Noi siamo finiti contro il muro dell'Ilva e avremmo dovuto perseguire integralmente la via, entrare negli altoforni della macchina di fuoco, no? Comunque ne viene una grande polifonia, un itinerario che attraversa la parte tutto sommato più segreta del centro-sud.